Buongiorno a tutti, bentrovati sul canale. Nuovo video, intanto fuori sta diluviando, quindi se vedete cambiamenti di luce è per questo motivo. E allora, come avrete letto dal titolo, questo qua è il video sui miei preferiti di quest'estate. È vero che non è ancora finita, però insomma, lo rimandavo sempre perché pensavo di non avere abbastanza prodotti. Invece io adesso qui sono sommersa dai prodotti. Oggi mi sono messa lì questa mattina a fare una lista, insomma, dei prodotti che voglio mostrarvi e sono tanti. Sono prodotti che sicuramente quasi tutti avrete già visto in altri video, magari nei top e flop, quindi diciamo che questo qua è un video di raggruppamento per chiudere un po' il cerchio, ecco, dei prodotti preferiti dell'estate. Quindi cercherò di essere più breve possibile durante la spiegazione, per quanto io riesca a essere sintetica, cosa che per me è molto difficile. Comunque cercherò appunto di non dilungarmi troppo, soprattutto sui prodotti che vi ho magari mostrato da poco. Allora, prima di iniziare il video vero e proprio, vi ringrazio tantissimo per i commenti che mi avete lasciato sotto al video precedente. Siete state, come sempre, carinissime e dolcissime. E niente, insomma, non so che altro dire, veramente grazie. Allora, direi di iniziare con dei prodotti. In realtà questo sarà un video più che dei preferiti dell'estate, ovviamente sono prodotti che mi stanno piacendo, ma sono prodotti che mi aiutano a superare l'estate, che sapete che per me è praticamente una stagione proprio terribile perché io odio il caldo, quindi insieme a questi prodotti riesco a, non dico a rendermela piacevole, ma più vivibile, perché sono prodotti molto rinfrescanti, poi lo vedrete, insomma, texture leggere, anche profumazioni molto appunto rinfrescanti. Frescanti, quindi comunque andiamo con ordine perché inizierò da prodotti non beauty, ma sono veramente due in croce. Un prodotto in realtà si può anche considerare beauty questo, non è un cosmetico, però è questa mascherina che ho acquistato su Amazon, ma ne trovate di tantissimi tipi. Io ho preso questa perché era rosa, aveva il gattino, quindi doveva essere mia, però ne trovate un po' di tutti i tipi anche nei negozi, che ha, vedete, queste palline di gel che tra l'altro. Guardate che belle le mie unghie, oltretutto. Approfittiamo di questo momento. E, niente, stavo dicendo che hanno queste palline che praticamente fanno anche un effetto rilassante perché toccarle è bellissimo, ma mi piace tantissimo perché io la tengo in frigo e quando ho bisogno di un prodotto che vada a rinfrescarmi, di un prodotto, sì, diciamo che è un oggetto più che un prodotto, a rinfrescarmi, io mi piazzo questa sugli occhi e mi dà una sensazione proprio di fresco, di freddo, va a decongestionare anche magari eventuali, che ne so, borse o comunque occhi gonfi, un po' provati dal caldo, è fantastico. Quindi questo è il mio primo top per l'estate che ho proprio scoperto quest'estate. E poi altri prodotti, si tratta di infusi a freddo che in realtà acquisto già da qualche anno, ma non penso di avervi mai mostrati. Io ve li consiglio perché sono oltre che rinfrescanti anche buonissimi. Allora ne ho due di Pompadour, questi qua. Aspettate, che provo a mettervi dritti. Eccoli qui. Li trovate ovviamente un po' dappertutto, nei supermercati, anche da Tigotà, perché anche il reparto tisane. Allora, questo è quello alla pesca e maracuja, che è buonissimo, sa praticamente di tè freddo alla pesca. Sono dei classici filtri che vanno messi nell'acqua fredda e vanno lasciati per. Aspettate, dagli 5 agli 8 minuti, io li lascio anche di più perché mi piace proprio il sapore bello intenso e non vanno zuccherati perché all'interno, se non sbaglio, io non trovo mai niente quando cerco le cose, dovrebbero avere la stevia, quindi sono già non dolcissimi, comunque già zuccherini di loro. E qua dice che sono senza calorie, senza zuccheri, fresco e dissetante, confermo. Questo è uno dei miei preferiti. Ma anche questo è buonissimo alla mela e sambuco. Questo qua anche è proprio buono, anche questo è molto fresco. Questo gusto di mela verde, buono, veramente buonissimo. Quindi questo è una nuova scoperta di quest'anno invece, è questo tè freddo al fico e melograno. Senza calorie, senza zuccheri, fresco dissetante, stessa cosa, insomma. Quindi sempre da mettere all'interno di una brocca, insomma, di acqua fredda. Io poi ci metto anche i cubetti di ghiaccio e è veramente
Fantastico. Quindi questi quattro erano i prodotti non beauty. Adesso direi che abbiamo tutto beauty. Parto, ho diviso per categorie, sono stata bravissima questa volta. Allora, partirei da corpo e ho un prodotto che sarete stufe di vedere, ma io dovevo inserirlo in questo video per forza. Tra l'altro so che alcune ragazze lo hanno anche acquistato e sono rimaste contente. È un prodotto favoloso, ragazze. È il Gambe SOS Extra Freschezza di Domus Olea Toscana. Quindi uno spray che dà un immediato sollievo e un'immediata sensazione di effetto ghiaccio sulle gambe, che è una cosa pazzesca, cioè proprio si sente, veramente si fa sentire. Qua dice per i gonfiori, senso di pesantezza, sollievo immediato sempre con te, per chi soffre di gambe pesanti, chi fa magari un lavoro tanto sedentario oppure al contrario, come me, un lavoro dove si è sempre in piedi, si arriva la sera che veramente si hanno le gambe, cioè non si hanno più le gambe. E questo qui dà proprio veramente un immediato sollievo, dà proprio una sensazione di benessere, una cosa fantastica, un effetto proprio ghiaccio che si sente, persistente, dura anche abbastanza come effetto. Oltretutto ha una texture molto liquida, quindi si assorbe veramente velocissimamente sulle gambe, non vi lascia unte, non vi lascia residui. Favoloso! Quindi questo è il primo prodotto che non deve mai mancare per me in estate, la seconda estate che mi accompagna, e niente, quindi lo acquisterò sempre, è buonissima. Poi si tratta anche di un prodotto biologico, oltretutto formulato molto bene. Poi andiamo con un altro prodotto, sempre per le gambe, un po' più blando, ma magari per le persone che non sopportano proprio l'effetto ghiaccio molto molto forte, molto intenso, potrebbe andare bene questo Gambe Leggere Gel di Equilibra con il 20% di aloe vera, con ginkgo biloba. Stavolta l'ho detto giusto perché nell'altro video, perdonatemi perché ogni tanto dico di quelle cagate che, perdonate anche il termine, ma è vero, che a volte mi riguardo i video e dico ma che cacchio ho detto? Avevo detto Ginkgo Biloba, che è un'altra cosa. No, Ginkgo Biloba, rusco e vite rossa, quindi è adatto anche per la circolazione delle gambe. Qua appunto dice circolazione capillare, benessere e freschezza. Effetto ghiaccio, no, allora non sono molto d'accordo con questa dicitura perché dopo aver provato questo prodotto, cioè questo veramente fa il solletico al confronto, cioè non è un effetto ghiaccio, però sicuramente è un effetto molto rinfrescante, sì, fresco, non effetto ghiaccio. Quindi se non sopportate magari proprio l'effetto ghiaccio molto forte potrebbe andare bene, è buono anche questo qui, insomma, buon prodotto, poi all'interno l'aloe, quindi va anche un po' a, già è rinfrescante di suo, va anche a lenire, a disarrossare, buono. Poi andiamo avanti, sempre corpo, un altro prodotto per me che non manca mai, questo qui lo acquisto da una vita, ma ancora prima di fare video, Bilboa, questa volta, questo è Biloba, lo chiamerò Biloba, è il Doccia Bronze Mente Glaciale, doccia shampoo rinfrescante, non lava via l'abbronzatura, ma a me me ne frega ben poco, menta glaciale, è favoloso ragazze, questo è un prodotto che ogni tanto, che lo ripropongono in estate, soprattutto a Tigotaio lo trovo in offerta, anche se l'ho preso da Douglas questa volta, ma è buonissimo perché questo dà un effetto ghiaccio, già sotto la doccia quando lo applicate sentite freddo e è una sensazione veramente pazzesca, va proprio a mandare via il caldo, buono, 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 un buonissimo profumo di menta, che vabbè, deve piacere però, è buonissimo. Ma veramente, già solo annusandolo mi viene freddo, vi dico solo quello senza averlo applicato. Non riesco a parlare, perdonatemi. Comunque, buonissimo, buonissimo, buonissimo. Qua all'interno abbiamo Attivi Hydra Bronze, c'è scritto complessi di agenti idratanti protettivi, cristalli di mentolo, che ovviamente vanno a rinfrescare proprio subito nell'immediato, aloe vera. E che svolge un'azione purificante sui capelli. Io non lo uso sui capelli, lo uso solo come doccia schiuma. Comunque, buonissimo, piace anche al mio ragazzo, favoloso, lo riacquisterò sempre per tutta la vita. Poi continuiamo con il corpo e abbiamo un sacco di spray rinfrescanti dalla classica acqua termale. Questa qui è quella di Uriage, vabbè, acqua termale, insomma, il boccettone da 300 ml ipoallergenica. Qualche cosa ci dice?
direttamente dice dalla fonte, comunque buonissima. Tra l'altro questo ha un diffusore che è favoloso perché va a vaporizzare proprio l'acqua in goccioline finissime, che proprio danno una sensazione di benessere subito al corpo, magari un po' arrossato dopo l'esposizione solare. Io questo lo utilizzo dopo la doccia per proprio sentirmi fresca, mi dà proprio una, non lo so, una ventata di freschezza che è meravigliosa. Oltretutto ha anche un potere come tutte le acque termali. Ovvio che tante dicono che l'acqua termale una vale l'altra, in realtà no, dipende comunque sempre dai minerali che sono contenuti. Ci sono quelle più purificanti, quelle più magari disarrossanti, calmanti. Io questa la trovo ma una via di mezzo, devo essere sincera. La uso anche dopo la depilazione, se ho la pelle magari un po' irritata, appunto, se ho la pelle magari un po' arrossata dopo l'esposizione solare, anche se quest'anno io mi devo ancora esporre, però è un prodotto che io tengo sempre, ma sia in estate che in inverno, però ovviamente in estate è la stagione in cui ne faccio più uso. Oggi non so come sto parlando, comunque è veramente buona, buona, buona. Anche qua appunto ci sono tutti i casi in cui si può utilizzare anche come semplice tonico, proprio da vaporizzare sul viso o su tutto il corpo. Quindi questa favolosa, buonissima. Poi altri spray rinfrescanti con proprietà ovviamente minori, non si tratta di un'acqua termale, ma proprio un'acqua profumata, carina, ecco, che trovate da DM, ve l'ho già fatta vedere in altri video, questa qui di Balea, ma poi ci sono tantissime versioni, avevo provato quella all'aloe, quella al gelsomino, questa qui al cocco, sono carine, sono rinfrescanti, simpatiche. Hanno un buon profumo delicato, questa ovviamente sa di cocco. Ecco, non aspettatevi l'acqua termale perché non si parla di quel tipo di prodotto, è proprio tutta un'altra cosa. Però comunque per il prezzo che hanno, secondo me sono carine, danno sempre sollievo. Quindi questo prodotto qui, guardavo se non ha alcol, quindi comunque punto a suo favore. Ecco, qua dice, anche qua lo consiglia di tenerla in frigo, ovviamente per un effetto ancora più rinfrescante. Poi andiamo con una sempre acqua spray idratante rinfrescante, questa arricchita con aloe vera biologica, acqua di cocco di L'Erboristica di Atenas. Anche questa ve l'ho già mostrata, non mi dilungo, è buonissima. Questa tra l'altro è un ottimo inci, è proprio un'acqua trattamento perché va veramente a idratare la pelle, la va a oltre a profumare, perché sa di cocco ed è buonissimo, ha proprio delle proprietà idratanti sulla pelle. Poi appunto contiene l'aloe vera, vediamo qua dov'è che è l'inci, che è al primo posto, ancora prima dell'acqua, quindi è veramente in alto. Poi abbiamo l'estratto di cocco, vabbè il profumo, insomma il tocoferolo, è carina, molto carina anche questa qua. Quindi straconsigliata. Le vedete poco utilizzate perché avendone tante io le alterno. Poi, sempre prodotti per il corpo, andiamo con idratazione del corpo. Allora, con l'arrivo del caldo mi passa la voglia di mettere qualsiasi cosa, devo essere sincera, sia sul viso che sul corpo. Quindi vado a ricercare texture molto leggere, tipo gel o comunque di base molto acquosa. E vabbè, questa ve l'ho mostrata recentemente, non mi dilungo, è favoloso questo gel per il corpo. Anche nell'altro video ho detto melone, è all'anguria, non al melone. Comunque, questa qui contiene aloe vera, pantenolo, centella asiatica, la trovate sul sito di Makeup. Buona, ma insomma, non mi dilungo, ve ne ho già parlato, è un gel che si assorbe subito, è freschissimo, ha questo profumo pazzesco di anguria che vi viene voglia veramente di berlo. Buono, buono, buono. Favoloso è anche il gel aloe per il corpo che vi ho fatto vedere in qualche video fa perché l'ho terminato, di Balea, che è un'edizione limitata estiva, ma la trovate sicuramente anche adesso. Anche quello è buonissimo, all'interno l'aloe vera e ha proprio un effetto estremamente fresco sulla pelle. Si assorbe subito, ma è molto idratante. Anche questo qui è veramente molto idratante. Poi, altro prodotto che avevo aperto dall'anno scorso, poi l'ho accantonato nel periodo invernale, l'ho ripreso adesso e l'ho terminato, infatti è finito, lo vedrete nei prodotti finiti prossimamente, di Green Natural. Quindi si tratta di un prodotto biologico certificato IAB con 98% di ingredienti naturali, è la crema ACE energizzante, è uno spray praticamente per il corpo, eccolo qua.
Qua dice latte corpo fresco e leggero dalla profumazione frizzante, che io in realtà non ho amato molto la profumazione, devo essere sincera, ma il prodotto in sé è molto buono. Abbiamo unito alle vitamine del succo ACE l'olio di macadamia, rendendo questo latte ideale per le pelli secche e spente. Ideale per le pelli secche e spente, ok, mi sono ripetuta, scusatemi. Idrata e nutre in profondità senza ungere. Rapidissimo assorbimento. Allora, idrata sì, nutre sinceramente no, secondo me no. Ci vuole qualcosa di un po' più corposo per nutrire la pelle, però sicuramente questo è un prodotto che va a idratare benissimo, la pelle del corpo in estate. Qua dice rapidissimo assorbimento, confermo perché veramente adesso mi dispiace non farvi vedere la consistenza, ma voi appunto la spruzzate sul corpo, esce proprio una sorta di liquido lattiginoso che si va a stendere benissimo sul corpo, ma non sparisce, nel senso che non è come applicare il nulla. Lo percepite che è un prodotto magari un po' più ricco di attivi, di oli, perché all'interno appunto l'olio di macadamia anche in alto nell'inci, e questo lo percepite, ma non è assolutamente fastidioso, cioè non è che vi lascia la pelle unta o è troppo oleoso, vi dà proprio la sensazione di pelle che sta bene, di pelle idratata, di pelle appunto sana, quindi buonissimo anche questo prodotto qui. Sono 200 ml, tra l'altro made in Italy, quindi appunto a suo favore, formulato benissimo, è molto ricco anche l'inci, tutto d'agricoltura biologica. Buono ragazzi, è veramente molto molto carino. Ecco, la profumazione, io pensavo di trovare una profumazione un po' più agrumata. In realtà è molto strana, non la capisco tanto, non è cattiva e poi non persiste neanche tanto sul corpo, però insomma non è proprio un granché. Unica nota dolente è il pack. Perché? Perché quando andate a spruzzarlo, diciamo che per tutta la durata del prodotto, benissimo. Quando si arriva verso la fine, diciamo che la pompetta, vediamo se riesco a spiegarmi, riesce a prelevare solo la parte più acquosa, quindi rimane il residuo poi di parte più solida della crema. È come se non si dividesse, ma quasi, tutta in fondo, e è difficilissimo poi da tirare su. Infatti io sono dovuta star lì a svitarlo ogni volta, le ultime 4-5 applicazioni, battere sul pack, sul flacone, e far uscire il prodotto in questo modo. A parte questa cosa, è un prodotto buonissimo. Poi andiamo con l'ultimo prodotto per il corpo, anche questo qui è terminato, ma comunque lo voglio assolutamente menzionare perché è buonissimo. È questo body scrub shower gel, quindi 2 in 1, azione sfogliante con granuli naturali. Questa è la versione allo zenzero della Bionsen, con minerali attivi, detox e elimina le tossine della pelle. Questo boccettone da 400 ml l'ho trovato un po' dappertutto. Io l'ho preso da Tigotà, non costa tanto, mi sembra intorno ai 5 euro, poi dipende perché l'ho trovato anche in offerta. Qua dice che abbiamo granuli naturali di calcio carbonato, oligominerali termali giapponesi, olio di cotone. E basta, quindi questi sono gli ingredienti che ci sono gli attivi che ci sono nella formula. Buonissimo perché questo è un prodotto intanto pratico da utilizzare, perché col tubone così è facilissimo da prelevare senza avere vasetti vari di scrub o anche quello in doccia, non mi faccio mancare nulla. Però questo qui, quando voglio scrubbare in velocità il corpo, è favoloso perché è proprio un vero e proprio scrub, cioè non è un gommage, non lasciatevi ingannare da magari il flacone fatto così. Non è un peeling leggero, è proprio bello strong, bello tosto. Tra l'altro ha questo profumo di zenzero che è buonissimo. Buono perché deve piacere, però è molto energizzante, è molto fresco, un po' acidino, un po' piccantino. Mi fa impazzire, è buonissimo. Appunto, fa un ottimo lavoro poi sul corpo, lascia la pelle levigata, molto rinfrescata, buono. Quindi anche questo ve lo consiglio. Poi andiamo col viso. Allora, due prodotti per la detersione che sto amando in questo periodo. Di uno ho perso il tappo, perdonatemi. Anche di questo vi ho già parlato, quindi non mi dilungo. La mousse detergente ossigenante con microalga per pelli da normali a miste di Yves Rocher, nuova linea. È buonissima questa mousse, adattissima secondo me in questo periodo, perché qua dice ossigenante, effettivamente è così. Vi va proprio vi dà la sensazione, sì, di dare proprio ossigeno, una ventata d'aria fresca alla pelle. Ha un profumo che è veramente molto fresco e rivitalizzante, molto
di libertà, buonissimo, fa una schiuma comunque non di quelle estremamente corpose, soffici, però egregia, devo dire che è buona, insomma, una buona schiuma che non si smonta subito, deterge in modo perfetto la pelle, anche dopo aver utilizzato un detergente oleoso, e è veramente fresca, veramente buona, quindi anche questa straconsigliata. Come vi consiglio questa, che in realtà avevo mezzo bocciato in inverno, ma perché all'interno contiene mentolo, e in inverno, insomma, non è che fosse proprio il massimo della vita, invece in estate assolutamente sì, di Bisou. È la schiuma da viso idratante che all'interno agava forse, sì, e acido ialuronico, idratante appunto per le pelli sensibili. Questa mousse che trovate sul sito di Makeup, costa poco, è formulata molto bene, appunto all'interno ha anche il mentolo, abbastanza in fondo nell'inci, ma si sente, è piacevole in estate. Ovviamente vi deve piacere la sensazione di fresco anche sul viso, non a tutte è una cosa cioè non a tutte piace, però a me sì, perché mi dà proprio la sensazione anche questo di freschezza. Mi ripeto, ragazzi, con i termini, avrò detto freschezza mille volte, però insomma è di questo che si parla, quindi perdonatemi, spero che di non essere noiosa. Comunque, buonissima anche questa qua, è molto carina. Poi, come mousse, è valida, insomma, è molto soffice, molto morbida. Ha un qualcosa appunto che è di idratante, ovviamente va sciacquata, però già avendo all'interno l'acido ialuronico, un qualcosina fa durante la detersione, è buona. Quindi anche questa ve la consiglio qua a un piccolissimo prezzo. Poi andiamo sempre viso, quindi un siero che vi ho mostrato proprio nell'ultimo video che ho caricato, l'Hydra Genius di L'Oreal. Questo è favoloso in estate, già si vede dalla texture, non so se si può percepire, ma sembra proprio aloe, gel d'aloe vera, appunto una texture in gel, si assorbe subito, contiene anche acido ialuronico, quindi è realmente idratante, ma assolutamente non pesante. Questa è la versione per pelli miste e grasse, ce n'è anche un'altra che forse è un po' più ricca, ora non saprei dirvi, però questa qua per il mio tipo di pelle è buonissima, a parte che ha un profumo che è molto fresco, buonissimo, sa di tipo gel per i capelli, a me non mi ricorda quel profumo lì, comunque è molto molto buono, non persiste sul viso, va via subito, si assorbe subito, lascia la pelle levigata, la lascia morbida, la lascia idratata, non avete problema di risudare prodotto, di cacciare oleosità, perché è veramente un prodotto che vi lascia la pelle opaca, ma idratata, buonissimo. Questo qui non mi dilungo, poi sono 70 ml di prodotto, quindi vi dura una vita, infatti io ce l'ho aperto dall'anno scorso. Poi, altro prodotto, si parla sempre di idratazione e di acido ialuronico, è un contorno occhi di Catrice, un siero occhi con l'1,5% di acido ialuronico. Questo prodotto qui che io ho preso per questa, per la pallina. Io adoro questo applicatore soprattutto in estate perché già questa pallina fa da trattamento anti-borse, anti-occhi affaticati perché è proprio effetto ghiaccio. Cioè voi lo applicate, è un siero molto acquoso, molto idratante, non è nutriente, quindi insomma va a dare un leggero effetto di tensione all'occhio che comunque è momentaneo, però se avete un contorno occhi secco non ve lo consiglio, o comunque vi consiglio di applicarlo magari sotto a un altro contorno occhi più corposo, perché di sicuro non è un prodotto che va comunque a nutrire in profondità la pelle. È idratante, stop, ma è quello che cerco io in estate, è buonissimo. Anche questo qua mi sta piacendo tanto e poi è un prodotto molto molto fresco, buono. Poi andiamo avanti, qua siamo già a 25 minuti, benissimo. Due maschere per il viso, una anche, ve ne ho già parlato, quindi non mi dilungo. Questa maschera di NYX alla rosa, una maschera in gel, ultra freschezza, appunto, confermo, ha una consistenza appunto gelosa che dà proprio una sensazione di fresco sulla pelle, buona, lascia la pelle idratata, ecco, semplicemente molto levigata, buonissima. La trovo anche leggermente purificante.
Poi altra maschera purificante è questa qui all'argilla e camomilla di Estetica Carlucci che ho preso su Amazon. La trovate molto spesso in offerta a 5 euro. Vi danno anche dotazione il pennellino per applicarla, quindi un ottimo prezzo, 100% made in Italy, sono 100 ml. Questa contiene argilla, caolino se non sbaglio. Aspettate, non ho la scatola, mi sembra di sì. Poi mi sembra che abbia all'interno il rosmarino e la camomilla. Il rosmarino dà proprio un tocco di freschezza. Perché ha un effetto, un profumo balsamico. Inizio a straparlare, che vi risveglia proprio i sensi. Poi anche a contatto con la pelle risulta proprio molto fresca, buona. È una maschera purificante, ma non estremamente appunto purificante, strong. È comunque delicata, ecco. Io mi trovo benissimo perché ho la pelle mista, quindi per me un prodotto del genere va più che bene. Quindi questo qui ve lo consiglio, ma ve ne ho già parlato. Ultimi due prodotti, poi vi lascio andare. Parliamo di acque profumate. Ero un po' indecisa su cosa mostrarvi, alla fine ne ho scelte due. Una che è proprio nuova, 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 l'ho presa su Notino. È di Victoria's Secret, tra l'altro è la mia prima acqua profumata che provo di questo marchio. E è la Coconut Passion Fragrance Mist da 250 ml. L'ho presa a un prezzo, penso, molto valido, di circa 8 euro, mi sembra, appunto su Notino, perché l'avevo vista anche su Amazon a 20 euro addirittura. E è favolosa, ma... Allora, io sono rimasta incantata, ma intanto è buonissimo il profumo perché sa di cocco. È un cocco molto sensuale all'interno anche della vaniglia, quindi è un cocco piuttosto dolce e intenso, non è quel cocco fresco da spiaggia, ecco. È un po' più per una serata, però insomma io l'ho messo anche al lavoro tranquillamente, non mi faccio problemi. Mi ha sorpreso tantissimo la durata di quest'acqua profumata, perché alla pari di alcuni profumi, ragazze, non scherzo. Io la mettevo la mattina per andare al lavoro e mi durava tipo 7-8 ore, ma la sentivo ancora sia sulla pelle che sui vestiti, ovviamente sui vestiti ancora di più, però anche sulla pelle mi ha sorpreso tantissimo la durata. Non ho mai provato un'acqua profumata con questo tipo di persistenza, mai, è la prima volta. Fatemi sapere se le acque di Victoria's Secret sono tutte così, perché cioè, faccio scorta, veramente ottima, poi per il prezzo che ha, buonissima. Quindi questa un po' più intensa, un po' più calda anche come profumazione, però comunque estiva perché all'interno al cocco è favolosa, è buonissima, buona. E un'altra invece profumazione molto più da spiaggia è un cocco misto Monoi, quindi ricorda un pochino, se vogliamo, il Monoi di Vrochet, ecco, anche se è un po' è diversa questa qui. Oddio, che buona. È l'acqua profumata deliziosa di Nuxe Sun. Anche il pack è bellissimo con questa gradazione di colori, lo trovo bellissimo, sembra un tramonto. E 100 ml, quindi tanto prodotto, l'avevo preso in un cofanetto in una farmacia online con il gel doccia anche. L'ho pagato 20 euro con tutti e due i prodotti, ma io puntavo questa e è buonissima. Questa sa proprio più che di cocco, sa proprio di, sì, di Tiare, di Monoi. Mamma che buona, è molto, molto intensa anche questa, molto persistente, molto, molto estiva. Questa mi ricorda tantissimo proprio un tramonto sulla spiaggia. Mi viene in mente questa immagine. Buona, 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 buona. Quindi anche questa qui, super, super promossa. Più estiva dell'altra, secondo me. Questa qua è estiva, ma vi dico la verità, io la utilizzerei sinceramente anche in inverno. Non che mi faccia chissà che problemi, eh. Però di solito i profumi prettamente invernali li utilizzo appunto solo in inverno, tendo un po' a dividere le cose. Però questa qui, secondo me, potrebbe andare benissimo anche per l'inverno, veramente. Perché comunque la vaniglia si sente abbastanza. Buono, buonissime tutte e due, un po' diverse ma molto buone. Basta ragazze, io ho finito, questi qua erano tutti i miei prodotti top di quest'estate.
e soprattutto rinfrescanti, farò anche il video sui solari. Non li ho inseriti in questo video qua perché ne voglio fare uno a parte con i solari viso e corpo, capelli e gli autoabbronzanti che sto utilizzando. Quindi farò un video appunto a parte per i solari. Basta, non mi dilungo e ci sentiamo nei commenti. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!